Benvenuti in questo nuovo video e sono in queste condizioni così perché voglio fare insieme a voi la permanente alle ciglia. Ho acquistato questo kit su AliExpress, vedete, in un linguaggio a me ben noto, come potete ben vedere, però sull'acquisto qui ci sono le istruzioni scritte in un italiano un po' così zoppicante, però si capisce. L'ho già fatto una volta, dici tu, perché riguardi? Perché io e Dori abbiamo, oltre che il nome simile, anche la memoria simile. Non mi ricordo, l'ho fatto un po' di tempo fa e quindi devo rileggere perché non mi ricordo niente, perché appunto è fatto di vari step. Faccio vedere cosa c'è nella confezione che ho utilizzato l'altra volta e poiché ne parlo dopo. Allora, ci sono, questo è quello che c'è all'interno. Innanzitutto ci sono i vari prodotti, cioè una colla per ciglia finte, una colla per ciglia, dei bigodini, questi qui tipo in monouso, in garzina, così. Oppure questi di silicone. Bigodini in che senso? Perché questi vanno incollati sulla palpebra, poi vanno incollate le ciglia sopra e poi va applicato appunto il prodotto per la permanente. Quindi c'è un primo prodotto che va tenuto in posa, un secondo prodotto per fermare l'azione di quello di prima, poi un olio idratante, questo qui, e poi un prodotto per pulire. E quindi andiamo a fare questa cosa. L'altra volta ho utilizzato questi qui, ma mi sembra troppo piccoli nella curva, venivano belle curvate, però vedendo anche altri kit, magari anche europei, che vengono venduti, ho voluto comprare questo tipo di bigodini qui, che immagino possano far venire una curvatura migliore. Ecco, li apriamo, sempre così, anche questi li ho presi su AliExpress. Ci sono di varie misure, dalla S alla M, sono di silicone, vedete, hanno anche una zeppinatura qua dove bisogna poi spingere sopra le ciglia. Quindi adesso mi pulisco gli occhi e mano a mano faccio gli step insieme a voi, ok? Quindi attendetemi un attimo. Allora, ho pulito il viso. A proposito, se vi dovesse dar fastidio il rumore del ventilatore, non ci posso fare niente, fa un caldo assurdo e ascolteremo insieme il ventilatore che fa, ma io non ci posso fare niente. Allora, selezionato tra quelle disponibili queste qui, la taglia L, perché oltre a differirsi per questa grandezza qui, la differenza è anche la curvatura, la S è più piccola e anche questa parte qui meno bombata. Non ho delle ciglia enormi, però l'occhio è grande e quindi mi interessa che vada dalla parte dove cominciano e arriva fino a questo punto qui, il pesterno, che è quello più importante, che si ripieghi per bene, perché se sono più curve qui, c'è quell'effetto che ci piace della ciglia che va su e ci rende l'occhio più a gattino, così. E allora, la cosa più antipatica da fare, l'ho stato l'altra volta con quei bigodini lì e immagino lo sia con questi, è piazzare per bene questi, che siano bene attaccate. Ora procedo, metto la colla per ciglia, questa qui che c'è da qui, sia sulla palpebra fino all'attaccatura delle ciglia su tutta la palpebra, che nella parte interna. La faccio tirare per un po', come vedete, e chi può dirlo? Ok, così. E ne metto un po' anche sull'applicatore, questo bigodino di silicone, come lo vogliamo chiamare. Andiamo anche sull'altro occhio, faccio così. Mm.
logicamente in questo step, se avete allergie particolari oppure non vi fidate del prodotto che può uscire all'interno, visto che va a contatto diretto con la pelle della palpebra, io faccio semplicemente un test l'altra volta, non mi ha dato problemi e quindi sto utilizzando questo. Oppure potete utilizzare una colla, una qualsiasi cosa, la perciglia finte di cui vi fidate ed è la stessa identica cosa, la funzione è quella. Schiazzato su entrambi, l'importante è che si aderisca bene proprio alla parte del bordo finale, questa qui che va a incorniciare l'attaccatura delle ciglia. Lasciamo tirare. Beh, non vi racconto barzellette, ci vediamo appena tirato per vedere l'applicazione dopo. Ora sono un amore, dite la verità. Allora, quando siamo così ridicoli con questi attaccati, non è confortevole, però ce la possiamo fare. Ora applichiamo la colla sulla parte superiore. Perché poi qui andremo ad incollare appunto le nostre ciglia sopra. Per questo, come dire, è un bigodino, perché ci avvolgeremo utilizzando la colla intorno le nostre ciglia. Un altro po' di colla. Questa è la fase fondamentale, perché come saranno incollate, quindi la curvatura che andiamo a dare adesso è quella che verrà memorizzata con l'applicazione dopo dei prodotti per la permanente che andremo a fare. Dite, ma perché ti fai queste torture? Perché così mi piace. Lo potete vedere, questo è il procedimento bello, questo è il procedimento più lungo. Appena ho finito e sono contenta di questa cosa, continuiamo. Allora, qui adesso vedete un pezzettino rallentato, perché in realtà ho sbagliato proprio a cliccare per registrare e quindi ho saltato tutta la parte dove applico la prima soluzione, che sarebbe appunto quella che odora di permanente, sta nel primo boccettino che esce dal kit, quello bianco, e non ho fatto altro che prendere un cotton fioc pulito e prendere questa cremina bianca e spalmarla su tutta la lunghezza delle ciglia, le ciglia così incollate, e dopo ho coperto con questa pellicola trasparente, perché se si copre con la pellicola trasparente funziona meglio. E questa applicazione deve durare 20 minuti. Adesso passiamo alla clip dove sto per togliere. Ok, appena suonato il timer, sono passati 20 minuti, quindi togliamo la pellicolina. Prendiamo un cotton fioc pulito e prendiamo il secondo prodotto. Ok, questo qui lo chiama Fixing Agent, quindi l'agente fissante. E ne stendiamo un bel sostrato per ricoprire come abbiamo messo prima. Questo dice di tenerlo, state vedendo, ditemi di sì, questo dice di tenerlo per 10 minuti. Riesco di applicare, e anche questo consiglia per un effetto migliore di coprirlo. Uno di qua, e uno di qua. E ci vediamo tra 10 minuti. Ciao. Oddio. Allora, 10 minuti sono passati, quindi rimuoviamo la pellicola. Ok. Ora dobbiamo applicare la fase oleosa, cioè questo olio che c'è, come lo chiama? Moisturizing agent. Questo va lasciato in posa per 3 minuti.
profumo di di nonna. Bah. Di colonia di donna anziana, no, la mia nonna, ma manco mia nonna utilizzava queste cose, che Dio l'abbia gloria. Ma per dire che per me il profumo di donna anziana anche lo Chanel numero 5, adesso mi togliermi, farò un sacco di nemici, ma a me quel profumo non piace neanche un po'. Per me odora di donna anziana, nonostante sia il profumo della donna per me più sexy e bella che sia esistita sulla terra, che è Marilyn Monroe, quel profumo non mi piace. Ok. Quindi questo lo tengo per 3 minuti, ok Google? Imposta timer a 3 minuti. Certo, 3 minuti a partire da adesso. Bravo. Allora, mentre passano i 3 minuti, vi ricordo che se non siete ancora iscritti a questo canale, iscrivetevi, mettete un like a questo video, anche solo per apprezzare la fatica che sto facendo a documentare tutto ciò. E così mi aiutate mettendo un like anche a far crescere questo mio piccolo canale, piccolo piccolo piccolo. Bambini, vi ringrazio. Ah, se poi se vi piace il video, volete condividerlo con altre persone, far conoscere questa cosa che si può fare in casa anche a qualcun altro, condividete il video, sentitevi liberissimi di farlo. E quindi ci vediamo alla fine dei 3 minuti. Dopo. Sono trascorsi 3 minuti, prendiamo l'ultima fase che è soluzione per pulire, cleansing solution. Ok, ogni volta sempre un batuffolo, come lo chiamano loro, un coso pulito, tutto un fiocco, un netto orecchi. Ecco qui. Ok, io pulisco tutto per non farvi non vi tedio con questa procedura e ci vediamo alla fine vedere il risultato. Che vi dite? Ed eccomi qua, ho pulito tutto il residuo di colla che era rimasto, ho utilizzato anche lo struccante bifasico per pulire meglio quello che faccio io. Alla fine appunto rimaneva questa patina di colla, adesso è tutto pulito. E beh, penso che ho dimenticato di fare la foto di prima e quindi paragonerete andando indietro la mia faccia di prima e quella di adesso. La differenza penso sia palese. Tutto ciò nella giornata per 24 ore, non metterò mascara e come consigliarmi per non rovinare l'effetto, quindi di non né di utilizzare detergenti aggressivi, evitare così per 24 ore e dopodiché posso truccarmi, piegare le ciglia, mettere mascara waterproof bifasico, perché è come quando facciamo la permanente, non è che poi dopo i capelli non ci possiamo fare niente perché c'è la permanente e quindi è così. E come vi dicevo, la seconda volta che lo faccio e lo trovo davvero bello, perché quando non avete voglia di truccarvi, già vedervi con le ciglia un po' più curve in questa maniera così senza fare niente, l'effetto dipende dalla velocità naturale con cui le vostre ciglia si sostituiscono completamente. Può essere un periodo che va tra i 40 e i 60 giorni massimo, quindi tra 40 e 60 giorni tutte le ciglia che avete da adesso non ci saranno più, saranno state sostituite da quelle nuove. Il processo è graduale, non è che le perdete tutte insieme e poi crescono. I capelli è la stessa cosa,
E quindi quando ci saranno tutte ciglia nuove saranno di nuovo tutte dritte come quelle di prima, senza curve, e quindi andrà rifatto. Il processo non è complicato, come manualità penso che la parte più complicata e tediosa sia quella iniziale, e va fatta però con pazienza, perché bisogna posizionarle per bene le ciglia, altrimenti poi andate a fissare appunto con il prodotto di permanente e poi dopo con la naturalizzazione, che non serve altro per far fermare quello che è l'azione chimica che fa il prodotto della permanente, vi troverete con le ciglia storte, quindi le dovrete mettere bene per la prima volta, cioè la prima fase di incollaggio sia del bigodino che delle ciglia sul bigodino è quella che va fatta con un po' più di pazienza e in maniera oculata. E questo è il risultato. Spero che questo video vi sia piaciuto, ve lo ripeto, ve l'ho già detto già prima, pollice in su, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao, 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 ciao.